torniamo a leggere la pagina di Vangelo sull'annunciazione della nascita di Gesù. Ma questa volta le parole di Luca sono adombrate della potenza dello Spirito Santo. Esse ci propongono Maria come esempio luminoso di docilità allo Spirito. Sotto l'influsso dello Spirito matura e si rafforza l'uomo interiore. Come possiamo essere noi docili allo Spirito? Partiamo dai gesti di bontà. Ogni atto di umiltà, ogni atto di generosità alimenta la gioia che lo Spirito Santo semina in noi. Quando però compiamo un atto di bontà, se non siamo attenti, rischiamo di cadere nell'orgoglio. Invece, ringraziamo Dio e il suo Spirito. Trattiamo lo Spirito come una persona. Gesù ci dice che vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà quello che vi ho detto, ci accompagnerà, ci strapperà dal peccato. Gesù ci ha affidati allo Spirito, il nostro sostegno, il nostro maestro. Eppure, molto spesso noi non ci rapportiamo a Lui come una persona viva, che vive in mezzo a noi. Lo consideriamo una realtà lontana, sfuggente, irreale. Ricordiamoci che più viviamo nell'amore, più viviamo nello Spirito Santo. Più seguiamo il nostro egoismo, più ci allontaniamo dallo Spirito Santo, che con noi non si arrende mai, perché continuamente ci stimola nell'amore. La parola che oggi ci regala il Vangelo è: Spirito Santo, vieni.